Ho ricevuto una brutta recensione negativa. È un periodo un po' in cui ero molto impegnato per lavoro, ma questa cosa mi ha un po' fatto pensare e allora mi sono preso il dovuto tempo per farci un video ad hoc, non tanto per rispondere alla recensione, cosa che ho fatto alla diretta interessata, ma per capire cosa ne possiamo trarre da questa esperienza e anche proiettarla in un contesto un po' più ampio. Quindi ti direi intanto di iscriverti al canale e di cliccare sulla campanellina per rimanere sempre aggiornato. Una settimana fa circa mi arriva un'email da parte di un'amica wedding planner che riporta un messaggio che ha ricevuto e inizia così: il DJ è stato veramente non professionale e deludente, ma deludente nel senso di fastidioso, disappointing è la parola in inglese. Si tratta di un cliente inglese che mi aveva al loro evento tramite questa persona con cui collaboro spesso, che mi ha detto: "Guarda, non so cosa rispondere". E allora io mi sono preso il tempo per elaborare una risposta, cercando di capire il perché fosse arrivata a questa conclusione. Ripeto, non ho intenzione di riportarvi tutto quello che mi è stato detto. E perché cerchiamo di tirarne fuori qualcosa di assoluto, diciamo così. Intanto interroghiamoci sul valore delle recensioni oggi. La cosa è nata per i ristoranti con TripAdvisor o per gli alberghi con Booking simili. Tendiamo noi a scegliere quando non sappiamo cosa prendere in base alle recensioni lasciate dagli utenti e con tutti i pro e i contro che questo genera. Siamo portati ad andare in un posto che ha sempre 5 stelle o giù di lì, al posto di quello che ha un sacco di stroncature. E lasciamo perdere il giro di affari delle recensioni false o quant'altro. La cosa da questi portali si è estesa un po' dappertutto, come le recensioni di qualsiasi cosa che si trovano su Google. Noi DJ siamo portati ad esaltare quando va tutto bene, a la pista era carica, si sono divertiti, hanno fatto ballare tutti, eccetera, e meno a parlare delle esperienze negative. Ma in realtà le esperienze negative sono forse quelle più importanti, allo stesso modo in cui hanno molto più valore le recensioni negative di quelle positive. Quando va tutto bene, ok, ma quando le cose non vanno bene, dobbiamo chiederci il perché. E allora, quando vediamo un posto che non sappiamo, non abbiamo la minima idea, andiamo prima a guardare le recensioni negative e cerchiamo di capire cosa è successo. Per esempio, è diventata virale quella recensione in cui una signora si lamentava in un ristorante di sushi che il pesce fosse crudo. Quella è un esempio massimo di come, sì, ok, mi dai una stella, ma la recensione è completamente assurda, non ha senso. E allo stesso modo, certe recensioni possono non aver senso. E allora, andiamo a recensire un DJ, bisogna vedere qual è il nostro punto di vista. Nella risposta ho calcato la mano sul fatto che il DJ fosse il mio lavoro. Non tanto perché sia un valore questo, anzi, se seguite questo canale lo sapete che non cambia niente tra il fare una serata l'anno o essere veramente a tempo pieno un DJ. Non cambia niente nei confronti di chi ti prende, perché comunque sei tenuto a fare una bella serata. Non è una scusante non essere un professionista, non ti basta essere un professionista per essere bravo, in gamba o adatto alla situazione richiesta. Però ho calcato la mano sul fatto che il DJ fosse il mio lavoro, perché non è una cosa che possono fare tutti. La signora in questione si è lamentata del fatto che non ho seguito strettamente la playlist che mi era stata mandata. E allora io ho risposto, intanto che sapevo bene cosa ho fatto e perché, e le ho ripercorso tutta la serata con le scelte che io ho fatto, perché io sono dietro la console e io ci metto la faccia. Non posso dire: ma sai, la playlist della signora, quantomeno non è il mio stile. Nonostante lei dicesse che ci ha messo tanto tempo e fatica per creare questa playlist, le ho fatto capire che la playlist non era sbagliata, era semplicemente inadatta allo scopo. E allora mi sono preso la libertà di fare alcune scelte personali. E ho risposto anche: se avesse voluto seguirsi strettamente la playlist, sarebbe bastato prendere un iPod, non c'era bisogno di un DJ.
Capisco e posso risultare un po' arrogante come risposta, ma è bene tenerci a precisare certe cose. Che quando chiami qualcuno per un lavoro, per un'attività, sai che questa persona farà da filtro, ci metterà il proprio stile. E sai che puoi, te dall'altra parte, puoi non piacere a tutti. Un'altra cosa importante che mi porto a casa dall'esperienza è che quando lavori tanto e fai tante serate, non puoi piacere a tutti, non puoi andare bene a tutti, e allora è bene ricordarsi, anche guardando indietro una stagione, cosa è andato male e perché. Sinceramente quella serata non era andata male dal mio punto di vista, quindi sono tornato a casa contento, nonostante fosse stato difficile prenderli. Però è andata male per altri motivi, perché comunque sono risultato per la prima volta in quasi 20 anni non professionale. E allora ho calcato la mano sul cosa vuol dire per me essere professionale. Ma cosa vuol dire in generale? Saper fare il proprio lavoro, essere coscienti, essere presenti, avere presente tutta la serata anche a distanza di tempo, avere presente le scelte fatte e perché. Questo è importante. Se ti viene obiettato qualcosa, devi saper rispondere, devi saper andare in profondità, devi saper commentare punto per punto, non semplicemente prendersela, rispondere male, trattare male gli altri. Noi DJ, lo dico spesso, abbiamo bisogno di un bagno di umiltà, e allora per questo fanno bene le recensioni negative. Però è bene, da un'esperienza negativa, cercare di portarsi a casa qualcosa. La recensione non è ancora su Google, però ho detto alla signora che se vuole, questo è il mio contatto, e può lasciare una recensione pubblica. Di contro, per me è l'occasione di fare una cosa a cui non sono abituato, ovvero di chiedere le recensioni agli altri. Non mi piacciono quei colleghi che sbandierano continuamente le recensioni a 5 stelle, oh grazie Erika e Giacomo, è stato bellissimo, e fanno lo screenshot. Non è nel mio stile, non giudico nessuno, ma semplicemente non è questo il mio stile, così come non chiedo ad amici e parenti di scrivermi le recensioni. Però questa volta lo faccio, perché vorrei che veramente una serata su 100 in un anno, che magari risulta l'unica presente sul mio profilo, fosse invece sommersa dalle recensioni che spero siano positive, per far capire in generale che non è tutto bianco o nero, non è tutto perfetto, non può esistere un 100% di soddisfazione se lavori tanto, se ne fai tante, però che si inserisca questo in un contesto più globale. Quindi allora ti chiedo, te che segui questo video e magari mi conosci, sia per quello che i contenuti che porto, ossia magari perché mi hai incrociato una serata o mi hai chiamato per una serata, di lasciare il tuo commento sul profilo, metto qui il link in descrizione, per vedere anche un po' quello che è la tua opinione su di me, su quello che faccio, e anche a maggior ragione per andare ad approfondire, grazie al tuo commento, tutto quello che faccio tutti i giorni, tutti i periodi dell'anno. Ti ringrazio per aver seguito questo video, ti chiederei di iscriverti al canale di Essere DJ Oggi e continuare a seguirmi su YouTube, su Facebook e quant'altro. Grazie e alla prossima!